Al vicepresidente Molinari, prego. Grazie presidente. Noi abbiamo presentato questa mozione perché, come sulla vicenda del solare, come sulla vicenda del fotovoltaico, la giunta regionale ha dimostrato attenzione per i temi delle energie rinnovabili, andando a nostro avviso anche a mettere dei correttivi a quella situazione di fatto, la situazione che si era venuta a creare da una serie di coincidenze di norme, da una parte normative europee che puntano a incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili, dall'altra anche gli accordi regionali su quel tema, sul fotovoltaico, penso all'accordo con OPD che aveva portato poi sul nostro territorio al prolificare di una serie di impianti forse eccessivi per quella che è la possibilità di assorbimento del nostro territorio. Quindi, come su quella vicenda l'assessore Giordano e la giunta regionale si è dimostrata assolutamente attenta mettendo dei correttivi alle diverse esigenze in campo, vorremmo che si facesse lo stesso anche sulle centrali biomasse. Questo perché? Questo perché anche su questo tema noi vediamo uno scontro tra interessi diversi e tra normative diverse che vanno a tutelare interessi diversi. Anche per quanto riguarda le biomasse, noi abbiamo una normativa europea che incentiva questo tipo di fonti, esattamente come per il fotovoltaico, come per l'eolico, come per tutte le energie rinnovabili, ma allo stesso tempo abbiamo anche una serie di normative europee che giustamente per tutelare l'ambiente vanno a regolamentare quello che è il limite delle emissioni e soprattutto danno dei protocolli ai territori, agli stati e alle regioni per cercare in qualche modo di ridurre le emissioni di PM10, quindi di ridurre le emissioni di gas nocivi per la popolazione e contemperando allo stesso tempo le esigenze industriali del territorio. Bene, noi viviamo in un'area, l'area del nord, l'area della pianura padana, quindi gran parte anche del Piemonte, viviamo in un'area che è già sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea per aver superato i livelli di PM10 e di altri gas nocivi all'interno dell'area. Quindi questo è lo stato dell'arte. Visto che il nostro Paese dovrà rispondere di queste procedure di infrazione, che sono proprio le regioni che dovranno andare poi a pagare le sanzioni che prevede la Commissione europea, noi non possiamo permetterci di non andare a disciplinare, a mettere una regolamentazione sulla nascita di centrali a biomasse che comunque, pur essendo fonti di energia rinnovabili, pur essendo considerate fonti di energia pulita, vanno poi a contribuire all'aumentare di questo tipo di emissioni. E questo perché si rende necessario? Si rende necessario perché stiamo vedendo, non essendoci una regolamentazione chiara a livello regionale che tenga conto delle varie normative, che le province si stanno comportando in maniera difforme nella concessione delle autorizzazioni di queste centrali. Bene, ci sono alcuni casi, ad esempio, vi posso fare un esempio, ci sono delle centrali che sono state autorizzate senza tenere conto della nuova direttiva europea del 2008 che pone dei limiti per quanto riguarda le emissioni, quindi noi arriviamo nel paradosso per cui sul territorio sono state autorizzate delle centrali non ancora realizzate ma che non dovrebbero attenersi alle nuove regole europee sulle emissioni ma si attengono ancora a quelle passate, e capite bene che in questo modo non facciamo di certo l'interesse dell'ambiente e della salute dei cittadini anche se promuoviamo energie rinnovabili, perché andiamo a creare un danno e soprattutto andiamo a mettere il nostro territorio, il Piemonte, in una condizione di infrazione rispetto all'Unione Europea e quindi di conseguenza obblighiamo la comunità piemontese a pagare delle sanzioni. Quindi da questa esigenza nasce la richiesta di un regolamento. E non voglio fare dei casi specifici, ma ne potrei fare diversi su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda la mia zona, cito su tutti il caso della centrale a biomasse di Predosa, su cui c'è un gran dibattito proprio in virtù di questa situazione. Bene, che cosa chiediamo noi all'interno di questo regolamento che la Giunta dovrà prendersi carico di realizzare? Noi chiediamo che vengano rispettate appunto quelle che sono le normative comunitarie. Noi chiediamo in questo regolamento che l'esigenza di sviluppo delle energie rinnovabili venga allo stesso tempo contemperata con la tutela dell'ambiente e del territorio. Quindi di conseguenza che cosa? Chiediamo che all'aumento di emissioni che provocheranno queste centrali corrisponda allo stesso tempo una paritaria diminuzione di emissioni arrivanti da altre fonti. Questo per far sì che l'impatto sia di fatto a livello ambientale zero. Chiediamo inoltre, nell'ottica sempre della tutela del territorio e della difesa della produzione di energia pulita, che il materiale bruciato all'interno di questa centrale di biomasse sia un materiale a chilometri zero, se no noi non riusciamo a capire come con tutto questo proliferare di centrali di biomasse sia possibile pensare di utilizzare materiali. Chiedo scusa, Presidente, però ci sono tre atti di indirizzo firmati praticamente da tutta l'Aula, credo che creare le condizioni minimali per
svolgimento del dibattito sia interesse di tutti. Vi ringrazio, prego. Grazie Presidente. Vi dicevo, il chilometro zero, perché non capiamo come sia possibile e sostenibile vedere proliferare questi impianti, considerato che dovremmo all'interno utilizzare un prodotto proveniente dalle aree limitrofe, perché capite bene che un controllo non è molto semplice quando questo tipo di materiali arrivano dall'estero o da altri paesi. Se noi vogliamo avere la sicurezza di quello che noi andiamo a portare in queste centrali, per quanto possibile dovrebbe essere materiale proveniente dal nostro territorio, e abbiamo delle progettazioni di impianti talmente grandi, con un livello di kilowatt talmente alto, per cui ci sembra strano riuscire a immaginare che il territorio piemontese possa produrre questa quantità di biomasse tale a far funzionare questi impianti. Quindi questa è un'altra esigenza. Un'altra esigenza di buon senso è che ci sia una ricaduta occupazionale, che sui territori che vedono nascere questi impianti vengano assunti, o comunque si incentivi l'assunzione, anche in linea con quanto la Giunta ha già fatto di buono sul piano straordinario per l'occupazione e per il lavoro, di persone residenti nei comuni dove queste centrali sorgono, quantomeno nei comuni limitrofi, in modo che il danno che comunque viene creato alle popolazioni per la nascita di questi impianti venga in qualche modo contemperato da un minimo di ricaduta occupazionale. Queste a noi sembrano regole di buon senso. E tra l'altro non ci inventiamo nulla, perché sono le stesse regole che detta la normativa comunitaria, ma come ben sappiamo, visto che il nostro paese è il paese delle leggi, delle norme, dei regolamenti, viviamo in una situazione di confusione totale su questo tema, esattamente come sul fotovoltaico, dove stavamo rischiando di condannare la campagna piemontese a essere coltivata a vetro e ferro invece che con i nostri prodotti. Anche su questo, quindi, è stato necessario mettere un limite. Anche qui credo che la Regione debba cercare di prendere in mano la situazione, coordinare le varie normative e tutelare questi diversi interessi, da una parte sì la tutela ambientale, da una parte sì la promozione delle energie rinnovabili, senza dimenticare però la salute dei cittadini e soprattutto la salute del territorio. Grazie.